Amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV, un grande saluto con un grande ospite in esclusiva, un grande amico, uno dei miei grandi amici calcistici, anche nel cuore di tutti. Signore e signori, popolo nell'azzurro, il grande Jürgen Klinsmann. Ciao Jürgen! E Ciao a tutti. adesso via alle domande. Tu, tra l'altro, sei campione del mondo, campione d'Europa anche. Ma che europeo è stato? Per la Germania ti chiedo, ma anche per l'Italia. Nostro bruttissimo. Sì, no, io credo che per la Germania sia stato un europeo positivo, in senso come ha riconquistato il popolo, no? I tifosi, il modo come hanno giocato un bel torneo, però alla fine quando esci nei quarti di finale per una nazione come la Germania e anche per l'Italia è una delusione, no? Per quello. Però gli europei tutto sommato è stato un bellissimo torneo, abbiamo visto delle belle partite, tutto positivo lì. Per l'Italia sicuramente è stata una delusione grande, perché una squadra come la squadra azzurra non può perdere così presto nel torneo, è impossibile. Adesso la finale è Spagna-Inghilterra. Per la prima volta l'Inghilterra in rigore in passata voi l'avevate fatta piangere, io mi ricordo in casa loro ai rigori 96. Adesso loro ovviamente cercano di vincere in Germania. Ma secondo te Spagna-Inghilterra c'è una favorita, ce la può fare l'Inghilterra o vedi favorita ancora la Spagna? Ma io credo che a questo punto non c'è una favorita. Cioè, la Spagna ha giocato fino adesso il torneo più forte di tutte le squadre. Però l'Inghilterra adesso nella semifinale si è svegliata, no? Con l'Olanda. Ha fatto un bel primo tempo, ha giocato un po' come hanno giocato sempre durante le qualificazioni. Non nel torneo hanno deluso un po', però sono nella finale e adesso loro. In questa situazione, con tutti i tifosi che adesso sono anche in Germania, hanno così tanta, tanta energia che possono dare veramente fastidio adesso a questa squadra della Spagna. Se lo vedi un po' da fuori, dici probabilmente che la Spagna è favorita, però per me, io vedo la possibilità per l'Inghilterra di vincere una Coppa la prima volta da quando l'hanno vinto il 90. 60, no, 60, 76, giusto? 76 che hanno vinto i mondiali. 66, sono passati 66. Senti, invece tu commenti anche la Coppa America, perché ormai tu sei cittadino del mondo, ma insomma, in questo momento Stati Uniti, sei un commentatore provetto della Coppa America, Argentina-Colombia. Qui sembrerebbe scontata, ma non lo so se è così, come la vedi. No, finora è stata una Coppa America un po' di sorprese perché cioè, tutti aspettavano una finale Brasile contro l'Argentina. Invece la Colombia ha fatto un gran torneo, hanno fatto delle belle gare. Anche l'Uruguay ha giocato molto, molto bene. E, cioè, innanzitutto, tutte le partite erano su un livello fisico, cioè, io direi superiore agli europei. No, cioè, magari anche il modo come fischiano gli arbitri qui in Sud America è un'altra cosa, no? Lasciano andare via tante cose. Cioè, allora tutte le partite erano guerre, in un certo senso, no? Però io credo che adesso con questa finale non possiamo lamentarci, no? È una bellissima finale la Colombia contro l'Argentina. Jürgen, comincia la stagione dell'Inter che ha vinto lo scudetto, ha vinto la seconda stella. Quale pensi che possa essere la rivale più temibile? Ma i rivali sono sempre i soliti, no? C'è il Milan, c'è la Juve, soprattutto, che daranno fastidio all'Inter. No, sono contentissimo che abbiano vinto ancora lo scudetto. Per tutti i tifosi interisti è normale che a un certo punto chiederanno la Champions, no? Questa è la cosa che c'è il sogno di vincere una Champions League di nuovo, è sempre lì, è anche possibile perché la rosa è messa insieme in una maniera molto intelligente, cioè sembra una rosa che è sempre capace di combattere per i primi posti in Europa, per quello sono molto positivo. Cioè, ovviamente c'è il cambio di
di ownership, no? Che dei proprietari, questo è stato un po' di casino, ovviamente speriamo che tutte le cose vanno come vuole la società alla fine, che vuole il nuovo presidente, no? Marotta, che sicuramente faranno un bel lavoro, così, cioè, lo scopo è di rivincere lo scudetto, però anche un altro scopo sarà di andare in finale della Champions. Senti, ma che gli è successo a Jonathan, tuo figlio, che sta a Cesena e fa il portiere? Ah, scusa, come devi spiegare? Il figlio di uno dei più grandi attaccanti? No, cioè, ma perché si è messo a giocare in porta? No, ma sono contento, ma è una curiosità mia. No, è stato ciao, bello in un certo senso perché lui, quando ha deciso di fare il portiere a 12 anni, fino a quel punto era un centrocampista offensivo, allora sa giocare anche fuori, no? Però poi è sempre diventato più grande, adesso ha 1,95 m e poi il suo altro gioco preferito era il pallacanestro, allora è bravo anche con le mani. A un certo punto veniva a 12 anni e ha detto, papà, io faccio il portiere, mi piace, no? E così poi ha passato il settore giovanile della nazionale statunitense, ha fatto l'Under 18, l'Under 20, l'Under 23 e poi è andato all'Hertha di Berlino, da lì a San Gallo, poi è tornato qui a Los Angeles per 3 anni con il Los Angeles Galaxy e poi 6 mesi fa è successo che il nuovo proprietario del Cesena è proprio dove viviamo noi, lo conosco bene. Una persona in gamba che ha preso in mano poi la società lì a Cesena e voleva a tutti i costi Jonathan come portiere per la Serie B. Lì erano già primi in classifica, andavano benissimo in Serie C. Ho detto al figlio: devi essere un po' di pazienza perché stanno andando bene, però adesso per questa nuova stagione in B vuole fare il portiere numero uno, senza dubbio, e poi vediamo, poi lo vedi un po'. Magari in persona. Ma quindi col fatto che adesso Jonathan è in Italia, a Cesena, ti vedo più spesso in Italia, è possibile questa cosa? A parte che tu vieni ogni tanto, lo so, però adesso ci verrai più spesso. Ma sicuramente adesso vengo più spesso in Italia perché seguire il figlio è una cosa normale. Poi vuoi sempre vedere delle partite quando lui c'è adesso lì in porta. Ti viene la voglia di venire in Italia, di vedere le partite proprio al vivo. E così magari ho anche la possibilità di vedere un paio di partite di Serie A dell'Inter oppure della Champions League. Così, no, io sono abituato sempre a viaggiare, sono sempre in giro, anche se vivo già da più di 25 anni in America. Il mondo è piccolo per uno che vive nel mondo di calcio. No, poi vabbè, Jürgen Klinsmann, ragazzi, è di una categoria superiore. Cioè, io ogni volta ti devo chiedere questa cosa: quante lingue parli? No, qui ho imparato un po' anche lo spagnolo, perché ovviamente no, in California devi parlare anche spagnolo. Poi ho imparato un po' l'alfabeto coreano Già, durante perché sei l'anno stato. in Corea. No, le lingue mi piacciono, anche se non, ovviamente non parlo un italiano perfetto, No, però l'italiano, Jürgen, ogni volta abbastanza, dobbiamo abbastanza. discutere su tu parli l'italiano meglio di molti italiani. Io ogni volta mi dicono tutti, ma non è possibile. Sono passati un po' di anni da quando ero qua. Sì, sono passati un po' di anni. Oh, non hai dimenticato niente, cioè è pazzesco. Cioè, qui c'è un entusiasmo per l'Italia. Cioè, e quindi tu sei convinto che alla fine può ripetersi l'Inter. No, sono convinto che faranno bene, no? Ripetersi è sempre difficile perché ci sono anche le altre squadre, però adesso è anche il momento un po' per fare bene nella Champions League, per farsi vedere nel calcio europeo, non in una maniera forte, no? Io sono convinto che faranno una bella stagione, anche magari se alla fine sono secondi, se vi capita. Però io credo che il rapporto dei tifosi interisti con la loro squadra, anche con la società, è stato sempre un rapporto molto intenso e molto vicino, no? Ti sentivi sempre parte della gente, in un certo senso. Questo mi faceva sempre piacere. Poi Marotta, possiamo dirlo, ci siamo visti neanche tanto tempo fa a casa del presidente Pellegrini. Quindi, oh, ma chi l'avrebbe? Oh, ma Marotta è diventato presidente pure lui. Vedi come vanno le cose. No, è una cosa bella, no? Questa è come. Una cosa bellissima, Gianluca, una cosa bellissima, perché il rapporto con il tuo presidente, come hai visto anche negli ultimi Come anni, no?
con Ernesto Pellegrini, questo rapporto rimane per sempre. No, sempre quando passo a Milano, sono passato a Milano 3-4 settimane fa, cioè l'ho chiamato, sono passato per un caffè prima di andare all'aeroporto. E la stessa cosa con il nuovo presidente, che è molto vicino ai suoi giocatori, che è molto vicino ai tifosi, fa questo collegamento che è un collegamento molto particolare, emozionale anche, questo è bello. Mi dici qualcosa, perché noi qua in Italia, cioè tu sei ormai lì da un quarto di secolo, ma Oaktree, tra l'altro California, no? Cioè ne avrei sentito parlare, ecco, sai che i tifosi sono passati da Zhang, insomma, la proprietà cinese, cosa ti prende? Ecco, Oaktree secondo te, cioè che politica farà nel calcio italiano? Cioè per quello che vedi tu, cioè se la tengono l'Inter almeno 2 o 3 anni, conterranno i costi, cioè che cosa ti aspetti, che cosa si dice lì? Ma io credo e spero anche, Gianluca, che Oaktree come una grandissima azienda di investimenti, no? Darà la responsabilità e tutto il potere al presidente Giuseppe Marotta, no? Sono intelligenti, sanno che non è il loro mestiere, il mondo di calcio. Sono diventati proprietari perché praticamente il gruppo Suning è fallito. Però come hanno già iniziato questa faccenda, hanno già fatto subito la cosa giusta di mettere in potere Giuseppe Marotta, no? Questo è stato molto molto importante. Ma io spero che loro lo facciano fare, gli danno il supporto, gli danno l'aiuto. Sicuramente sono persone intelligenti, perché quello che fanno nel loro mondo vuol dire che nel mondo finanziario lo fanno molto molto bene. Ragazzi, io devo salutare Jürgen Klinsmann, gli faccio, poi te li faccio 30 luglio. 30 luglio, signore, Jürgen Klinsmann fa 60 anni. È ancora un ragazzino, se voi lo vedete di persona, questo gioca a pallone. Gioca ancora a pallone lì a Los Ma Angeles. certo, Ragazzi, Gianluca, ogni domenica. no, questo voi non avete presente, cioè io voglio arrivare, a parte che a me non manca, mancano 2 anni, però insomma, spero di arrivare anch'io ai 60 anni come Jürgen Klinsmann. Comunque ti chiamo, caro Jürgen, il 30 luglio. Grazie di cuore naturalmente per questo contatto Milano Los Angeles. Ciao Jürgen, grazie ancora. Gianluca, grazie mille, a presto, ciao! Ciao.